regionalismo differenziato, parola complicata, significa avvicinare la democrazia ai cittadini. Le funzioni pubbliche, quindi i trasporti, quindi tutto quello che è necessario per un cittadino avere dallo Stato, i servizi dello Stato per cui noi paghiamo le tasse, con un regionalismo differenziato si avvicinano. Noi vogliamo avvicinare le funzioni amministrative, faccio un semplice esempio, il PRA, il provveditorato agli studi, li vogliamo avvicinare ai cittadini come responsabilizzando gli amministratori locali, in particolare regionali. Oggi che cosa accade? Che le regioni assolvono a funzioni proprie dello Stato, i soldi delle tasse dei contribuenti vanno allo Stato che li dà alle regioni per assolvere determinate funzioni. Noi fermiamo per determinate funzioni che devono essere specifiche di ogni regione, non è che deve essere per forza uguale, perché le regioni italiane non sono tutte uguali, le fermiamo nelle regioni, quella parte di tasse dei contribuenti regionali, per svolgere delle funzioni in modo tale che se gli amministratori lavorano male, non c'è più Pantalone che va a ripagare i loro, cioè lo Stato centrale che va a ripagare la loro inefficienza amministrativa, ma loro sono i responsabili. Lo Stato interviene ovviamente a sanare i disastri fatti, gli errori fatti, ma loro politicamente ne rispondono e quindi si può cambiare, diciamo, amministratore, si può cambiare politici. Oggi non avviene, puoi assumere 20.000 dipendenti pubblici perché vuoi vincere le elezioni, li paga lo Stato, tu sei stato bravo a far pagare a tutti i cittadini i tuoi sprechi e tu vieni rinnovato col regionalismo differenziato, col trasferimento delle funzioni amministrative, all'esatto opposto, verresti cacciato.